Ad aver aperto il vaso di Pandora, fornendo i nomi di queste aziende e i metodi della NSA, era stato un esperto informatico che aveva lavorato per la CIA, Edward Snowden. Ma di lui parleremo in un'altra occasione. Quando denunciare un crimine viene trattato come commettere un reato, significa che i criminali sono quelli al governo. Where it's getting to the point you don't have to have done anything wrong. You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call, and then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made and attack you on that basis to sort of derive suspicion from an innocent life and paint anyone in the context of a wrongdoer. Prima di cominciare non aspettatevi una spy story, bensì tanti documenti e programmi ormai poco segreti che hanno a che vedere con la violazione della privacy. Ci serve giusto un po' di contesto. The danger of malicious interlopers or companies that are mining your data, it really becomes bigger. And using social media in insecure ways, oversharing or not securing your accounts properly, using public profiles and Instagram, you not only sacrifice your privacy, but you expose yourself to identity theft, false marketing and cyberbullying. Maggio 2013. Aeroporto di Honolulu, Hawaii. Un uomo è pronto a partire con una borsa piena di documenti. È impiegato presso un'azienda consulente dell'NSA. Per capirci, l'NSA è l'Agenzia di Sicurezza Nazionale Statunitense. Si occupa di monitorare ogni sistema informatico del paese e collabora sia con la CIA che con l'FBI. Per questo motivo, l'uomo non potrebbe allontanarsi dalla sede di lavoro senza un preavviso di 30 giorni. Tuttavia, ha bisogno di un trattamento d'urgenza per l'epilessia. È una bugia. Senza dire nulla a nessuno, l'uomo si imbarca su un volo diretto a Hong Kong. Una volta arrivato, incontra segretamente dei giornalisti e mostra loro l'enorme mole di documenti che ha portato con sé. È il 6 giugno 2013, quando il Guardian divulga un ordine top secret della Foreign Intelligence Surveillance Court, che dimostra come il governo statunitense stesse raccogliendo i tabulati telefonici di milioni di americani tramite l'aiuto della compagnia telefonica Verizon Communications. Il giorno dopo, Guardian e Washington Post svelano l'esistenza di PRISM, programma di sorveglianza segreto grazie al quale l'NSA spierebbe gli account privati di cittadini statunitensi e non. Questo è soltanto l'inizio del Datagate, il più grande scandalo legato alla sorveglianza di massa degli ultimi anni e probabilmente di sempre. Ma chi è che ha fatto la spia? Il 9 giugno 2013 l'informatore segreto esce allo scoperto. È Edward Snowden, consulente informatico della Booz Allen Hamilton, azienda che opera per conto dell'NSA. Snowden, però, non è uno qualsiasi. È una spia informatica, un esperto di cybersicurezza, un cyber strategist e un amministratore di sistema. Insomma, è uno che se ne intende di computer. È un hacker di alto livello che ha lavorato per 6 anni, dal 2007 al 2013, e ha stretto contatto con le massime autorità in campo informatico dell'NSA e della CIA. Ha fornito loro aiuto tecnico, suggerimenti, soluzioni. È arrivato a guadagnare circa $200,000 l'anno a una ragazza, una famiglia che ama e gode della fiducia dei suoi superiori. Sono disposto a sacrificare tutto questo perché non sarei a posto con la mia coscienza se permettessi al governo degli Stati Uniti di distruggere la privacy, la libertà su internet e le libertà fondamentali delle persone di tutto il mondo con questa enorme macchina di sorveglianza che stanno segretamente costruendo, dichiara al Guardian nell'articolo pubblicato il 9 giugno. E quali sono gli ingranaggi di questa macchina? Partiamo dal principio. Dal principio chiamato PRISM. A riguardo trapelano 41 diapositive PowerPoint. 11 diapositive. Il contenuto è abbastanza semplice. L'NSA ha stretto accordi con giganti come Google, Facebook, Apple e Microsoft per avere accesso diretto ai loro server e monitorare email, chat, dati personali, trasferimento di file e attività sul web di cittadini americani e stranieri. Tutto ciò accade dal 2007, data dell'implementazione di PRISM. L'accusa è davvero pesante. Si tratta di una gravissima violazione della privacy delle persone, oltre che della sovranità di altri stati. Allora, il direttore dell'intelligence nazionale statunitense, James Clapper, corre immediatamente ai ripari. Ma forse peggiora solamente la situazione. Clapper non si fa problemi ad ammettere che sì, PRISM esiste dal 2007 e che, rivelandolo, Snowden ha messo in pericolo la sicurezza nazionale.
A quanto dice Clapper, il programma non serve a spiare i privati cittadini stranieri, né tantomeno quelli americani, ma semplicemente a monitorare l'attività di potenziali terroristi. Per di più, sebbene si tratti di un programma top secret, Prisma è perfettamente legale. Lo sanciscono due leggi varate in seguito agli attentati dell'11 settembre. La prima è il Foreign Intelligence Surveillance Act del 1978, reintrodotta nel 2004 da Bush Jr. Questa legge contempla l'ipotesi di intercettazione telefonica e informatica tesa a sventare minacce di sicurezza nazionale. La seconda è il Patriot Act del 2001, varato sempre da Bush Jr., che permette di controllare tabulati e dati degli statunitensi, ammesso che abbiano a che fare con qualche cellula terroristica. Bush stesso rivendica la creazione di PRISM, convinto di aver difeso il proprio paese. Oltretutto, il 7 giugno, un tranquillo Barack Obama ci tiene a precisare che il programma è stato autorizzato dallo stesso Congresso e viene tenuto d'occhio dalla giustizia federale. Obama garantisce che nessun americano è stato spiato. Poi però aggiunge un dettaglio quantomeno peculiare. Non ci si può aspettare il massimo della sicurezza e allo stesso tempo il massimo della privacy senza alcun inconveniente. Credo che, come società, dovremmo fare delle scelte. When it comes to telephone calls, nobody is listening to your telephone calls. La frase di per sé non convince più scettici. E a ogni modo, è giusto che gli Stati Uniti possano raccogliere senza alcun tipo di mandato i dati di persone che risiedono in altri paesi? A rincarare la dose c'è Boundless Informant, il software tramite cui vengono catalogati i dati raccolti da Prism. Mostly Facebook, of course. Hackers can gain insight and information about you. They will know things that make you angry, make you happy, where you work, all those kind of things. They know all the social or psychological pressure points. And they can use that information even to impersonate you with other, with your friends, and even steal your whole identity. L'8 giugno il Guardian pubblica questa heat map, letteralmente una mappa di calore. Per farla breve, l'NSA avrebbe raccolto decine di miliardi di informazioni da 504 fonti diverse, tra tabulati telefonici e flussi di dati intercettati. I paesi da cui ne ha estrapolati di più sono Iran, Pakistan, Giordania, Egitto e India, che infatti sono colorati con diverse tonalità di rosso. Ma a quanto pare, tutto il mondo è sotto osservazione. Quello che salta all'occhio è il colore giallo degli Stati Uniti, a cui si affianca un dato. 3 miliardi. Your name, your date of birth, or even the place you live is really valuable for social media platforms. They can group you and target advertisements, and they can sell off small parts of that information as well. Because once you're willing to give away your data by agreeing to the terms and conditions of your platform, it belongs to that platform. Com'era la storia che Prism non sorveglia i cittadini americani? Ah, e la mappa si riferisce a marzo 2013, un periodo di soli 30 giorni. Viene da pensare che l'NSA abbia bisogno di un aiuto per raccogliere questa quantità di dati in così poco tempo. Infatti, nel giro di una settimana si scopre che in questo scandalo è coinvolto anche il Government Communications Headquarters britannico, che abbrevieremo in GCHQ, che in patria si occupa di spionaggio e controspionaggio. Anche le spie della regina sono in possesso di un programma. Nome in codice, Tempora, un sistema informatico segreto che prende di mira telefonate, email, cronologia web di cittadini sospetti e non. Insomma, la storia della difesa contro il terrorismo comincia a puzzare. In effetti, il fetore si fa più intenso. Wherever we travel, wherever our devices travel, they want to be there too. The government wants to be in your pocket. They want to be in your home. They want to be in your life. And they justify this saying it will keep you safe. It will keep all of us safe. It will defend the status quo. And more than anything else, you should be afraid. You should be afraid. And the solution to that fear is to empower governments. Nel 2009 Tempor è stato utilizzato per intercettare le conversazioni, per spiare le comunicazioni dei politici stranieri al G20 di Londra. Il Ministero della Difesa britannico chiese al Guardian di smetterla di divulgare questo tipo di informazioni. Ma ormai il danno era già fatto. Diversi politici esigono che l'Unione Europea prenda provvedimenti, e questo accade prima di un'altra figura barbina. Il 29 giugno Der Spiegel rivela che qualche anno prima l'agenzia di spionaggio statunitense aveva sorvegliato dei diplomatici europei in missione a Washington, e lo aveva fatto non solo con delle cimici, ma anche monitorandone riunioni private, chiamate e messaggi. Insomma, in due settimane Edward Snowden si era trasformato da Mr. Robot a Osama Bin Laden. E il giorno del suo 30° compleanno, il 21 giugno 2013, il Dipartimento della Giustizia statunitense gli fa un bel regalo. Lo accusa non solo di furto,
furto di proprietà del governo, ma anche di essere una spia. Lo fa ai sensi dell'Espionage Act del 1917, una legge ratificata ai tempi della Prima Guerra Mondiale che puniva i traditori della patria. Vi dirò, anzi, ve lo lascio dire direttamente dal Guardian, sembra tutto un po' una forzatura. Snowden ha divulgato chiare violazioni di quello che pensa sia un diritto fondamentale dei privati cittadini, ovvero quello della privacy. Perciò non sarebbe una spia, bensì un cosiddetto segnalatore di illeciti o whistleblower, letteralmente fischiatore. L'assurdità è che, in quanto tale, sarebbe protetto dal Whistleblower Protection Act del 1989. Questa legge sancisce l'immunità di un impiegato governativo qualora riveli illeciti, abusi o rischi per la sicurezza pubblica connessi dalla stessa istituzione per cui lavora. Non ci addentreremo nell'argomento, ma sappiate che di privacy e metadati si è cominciato a parlare seriamente proprio dopo il 2013, il che vuol dire che negli States non esisteva una vera e propria legge che tutelasse il diritto alla privacy su internet. People who say they don't care about privacy because they've got nothing to hide. I haven't really thought too deeply about the issues because what they're really saying is that I don't care about this right. When you say I don't care about the right to privacy because I have nothing to hide, that's no different than saying I don't care about freedom of speech because I have nothing to say or freedom of the press because I have nothing to write. You might think that you're secure because of the little lock, the SSL in your browser, which encrypts your connection to that site. But the problem is, if you go to that site, it really already shows that you're going to a specific site. So for instance, if you go to a specific bank, a hacker knows now that you're going to the ABC bank instead of the DEF bank. They don't know what you're doing on that other site, but they know you're a customer there. Quali che siano i cavilli burocratici, con tutto ciò che è rivelato e che può rivelare, Snowden va assolutamente punito. Così il 22 giugno gli Stati Uniti gli revocano il passaporto. In quegli stessi istanti, però, Snowden è diretto all'aeroporto di Mosca. Il viaggio è stato organizzato da Julian Assange in persona e la meta finale sarebbe l'Ecuador, dove Snowden godrebbe dello status di rifugiato. Accade però che il consulente informatico più ricercato d'America viene bloccato dalle autorità russe proprio perché sprovvisto di passaporto. Anche qui le teorie del complotto si sprecano. Si pensa che Snowden sia in realtà una spia al soldo del Cremlino, ma lo stesso Snowden risponderà che in realtà sarebbe stato il governo americano a bloccarlo nell'aeroporto per accusarlo poi di essere uno sgherro di Mosca. A sbrogliare la matassa poi ci pensa lo stesso Putin. Il boss del Cremlino, che ovviamente non si lascia perdere un'occasione ghiotta per dare addosso agli Stati Uniti, afferma che Snowden non ha commesso alcun crimine e che quindi può fare domanda per essere riconosciuto come rifugiato politico. Come condizione, Snowden dovrà smetterla di divulgare informazioni top secret che mettano a rischio i partner americani. Poco male, perché ormai tutti i documenti trafugati dall'NSA sono in possesso delle testate giornalistiche. Ebbene, il bello deve ancora venire. Seduto alla mia scrivania, potrei intercettare chiunque. Da te al tuo commercialista, fino ad arrivare a un giudice federale o anche al presidente, aveva dichiarato Snowden nella prima video intervista rilasciata al Guardian il 10 giugno 2013. If I get a smartphone and I need to use a phone, I actually open it up before I use it. I perform a kind of surgery on it to physically desolder or sort of melt the metal connections that hold the microphone on the phone. And I physically take this off. I remove the camera for the phone and then I close it back up, I seal it up. And then if I need to make a phone call, I will attach an external microphone on it. And this is just so if the phone is sitting there and I'm not making a call, it cannot hear me. Now this is extreme. Most people do not need this. But for me, it's about being able to trust our technology. A inizio luglio, però, la testata australiana Sydney Morning Herald e la rivista brasiliana O Globo fanno luce su un altro sistema informatico dell'NSA, condiviso con i servizi segreti canadesi, britannici, australiani e neozelandesi. I cosiddetti cinque occhi condividono informazioni di intelligence dagli anni 60. Il tutto è formalizzato da un accordo, lo UK-USA, la cui esistenza fu ammessa per la prima volta nel non tanto lontano 1999 dal governo australiano. Le intelligence anglofone progettarono anche il primo vero programma di sorveglianza di massa occidentale, Echelon. Quest'ultimo faceva parte di un cosiddetto programma ombrello dell'NSA, nome in codice Frosting, che fu istituito nel 66 per raccogliere dati satellitari nel contesto della Guerra Fredda. L'arma che oggi utilizzano i cinque occhi, rivelata a luglio, si chiama X-Keyscore, un sistema informatico che permette di spiare praticamente chiunque in tempo reale. Semplificando all'estremo, per citare il Guardian, X-Keyscore è una sorta di Google,
si inserisce in una specie di form un dato relativo a una persona, come la sua email, e si accede alla sua cronologia web, alle sue conversazioni private e anche ai contenuti che condivide sui social. La mole di dati raccolti è enorme, circa 40 miliardi al mese. E come abbiamo imparato, certe operazioni richiedono più server in più di un paese. Il 20 luglio, Der Spiegel rivela che l'NSA accede ogni mese a circa 500 milioni di dati tedeschi, un terzo dei quali viene collezionato grazie proprio a X-Keyscore. L'intelligence di Berlino è costretta ad ammettere l'utilizzo del programma, ma la giustificazione è un po' goffa, cioè non raccogliamo dati, ma analizziamo quelli già raccolti. Ok. X-Keyscore è talmente comodo che più avanti si scoprirà che ne hanno fatto uso anche Svezia e Giappone e nel 2020 i servizi segreti danesi sono stati accusati di averlo sfruttato per spiare i propri cittadini. Ma allora Simone, come facciamo a sapere se i nostri dati vengono venduti o meno al governo o all'azienda di turno? Beh, come vi ho anticipato all'inizio, utilizzare l'app NordVPN può essere un piccolo inizio. The best way to prevent governments and companies tracking you online is to encrypt your internet traffic using a VPN. A VPN connects to the internet through an encrypted tunnel and all traffic comes from an exit node. Threat Protection, VPN crittografate e Password Manager difendono i dati personali e impediscono che le nostre attività online vengano tracciate da chi non conosce il detto chi si fa gli affari suoi campa 100 anni. Se non siete ancora sicuri che Threat Protection riesca a garantire la vostra privacy sul web, vi basti sapere che anche per quest'anno l'agenzia di controllo indipendente dell'OAT ha certificato la trasparenza e la politica di no log di NordVPN. In parole povere vuol dire che NordVPN non raccoglierà né terrà traccia né riporterà alcuna informazione su un vostro eventuale utilizzo della VPN. Obligate VPNs to give information passing through the servers. They can't. And even if they would find a way or change the laws, they would find nothing. Every time a server gets started, everything is loaded into memory, and as soon as it's switched off, everything is gone. And there can be any changes in those servers only by restarting them. What happens then is that all your activity before that restart is not stored and cannot be sent to any government at all. A cosa serve NordVPN? In pratica vi permette di navigare in tutta sicurezza girando le limitazioni dovute al vostro indirizzo IP. Riuscirete a localizzare la vostra posizione, ad esempio negli Stati Uniti, pur restando in Italia. Non sarete certo in grado di spiare i grandi capoccia dell'NSA, ma darete senza problemi uno sguardo a siti web altrimenti impossibili da visitare dal nostro bel paese e aggiungerete uno strato di sicurezza extra ai vostri dispositivi. In descrizione trovate il link per scaricare NordVPN e il pacchetto Cyber Security con uno sconto a tempo limitato, targato Novalexio. Prendendo il piano biennale, NordVPN vi regalerà non Prism, ma 13 mesi di abbonamento in più. Avrete 30 giorni di prova e se dopo non sarete soddisfatti, potete disdire al 100% senza alcuna pressione governativa. Ora, fin qua abbiamo parlato di programmi, tanti programmi. La domanda però mi pare legittima. Quanto costa questa mostruosa macchina di sorveglianza orwelliana svelata da Snowden? Il 29 agosto il Washington Post rende noto il cosiddetto Black Budget statunitense relativo all'anno fiscale 2013. Il Black Budget è una cifra stanziata segretamente che va destinata alle attività di intelligence nazionali. Nel caso americano si parla di 16 agenzie per le quali lavorano più di 105.000 persone. Il budget segreto ammonta a 52 miliardi di dollari, 15 destinati alla CIA, 11 all'NSA e 10 al National Reconnaissance Office, che gestisce e costruisce i cosiddetti satelliti spia. Le spese più importanti riguardano raccolta, analisi e sfruttamento dei dati, oltre al mantenimento di server e strutture adibite a questo tipo di attività. E fin qui niente di nuovo. Tuttavia, emergono due stranezze che confermano la malafede degli 007 americani. La prima: 20 dei 52 miliardi vengono spesi per tenere informate le autorità statunitensi riguardo alle condizioni economico-sociali del paese. La seconda: i servizi segreti pagano fior fiori di milioni a diverse compagnie private americane per avere accesso ai loro server. Insomma, c'è qualcosa che non va. Nel frattempo Snowden trova un avvocato in Russia, tale Anatoly Kucherena, e pare che lì voglia rimanere, come gli consiglia lo stesso Assange del resto. L'America Latina, scelta come meta iniziale, non sarebbe infatti un rifugio sicuro sul lungo termine per via della forte presenza della CIA. Con il senno di poi Snowden fa bene, perché dal freddo inverno della vecchia Stalingrado può mettersi sulle gambe una bella porzione maxi di popcorn, bersi uno shottino di vodka e godersi lo spettacolo che sta per cominciare. In autunno vengono rivelati altri due programmi dai nomi molto virili. Uno è Bull Run, un sistema di decrittazione tramite cui l'NSA aggira le misure protettive dei dati privati. L'altro è Muscular,
utilizzato congiuntamente da NSA e GCHQ per violare i data center di Google e Yahoo. Ecco, in inverno si scopre che queste due agenzie hanno fatto di peggio. Hanno spiato indiscriminatamente gli utenti di Second Life e World of Warcraft, indagando anche sulla loro vita sessuale. Non hanno risparmiato neanche l'UNICEF, il telefono cellulare di Angela Merkel, la presidente brasiliana Dilma Rousseff e la compagnia petrolifera Petrobras, l'ex presidente messicano Felipe Calderón, il vicepresidente della Commissione europea Joaquin Almunia, vari membri del governo israeliano, tra cui il premier Netanyahu, un'altra trentina di leader mondiali. Ma non il re di Novalandia, ricordate? NordVPN. Nel 2014 il loro numero salirà a 122, tutti ben coordinati in ordine alfabetico, tra cui spuntano Lucone, Assad e i presidenti di Perù, Somalia, Guatemala e Colombia. In più, NSA e GCHQ avevano intenzione di infettare milioni di computer con malware creati ad hoc, utilizzando un programma chiamato Turbine. Ora, potete ben immaginare l'imbarazzo della Casa Bianca mentre Snowden se la ride, sì, perché ormai stanziato in Russia avrà pur consegnato tutti i documenti trafugati a chi di dovere, ma non ne vuol proprio sapere di starsene in silenzio. Dal 2014 Snowden partecipa a una serie di teleconferenze in cui dà spettacolo. Alla South by Southwest di Austin spiega come le persone nel pubblico debbano essere i pompieri del futuro di Internet, che attualmente è messo a ferro e fuoco dall'NSA. Ai TED di Vancouver parla di Internet come una Magna Carta nella quale codificare tutti i valori umani. In un'intervista rilasciata a Wired nell'agosto 2014, descrive un programma a cui stava lavorando prima di fuggire a Hong Kong. Si tratta di Mastermind, che sarebbe in grado di neutralizzare qualsiasi cyberattacco contro gli States in modo istantaneo e autonomo. Negli anni successivi verrà intervistato ancora e ancora, racconterà la sua storia personale, scriverà un'autobiografia bestseller, Permanent Record, gli dedicheranno un documentario, Citizen 4, e un film, Snowden. Insomma, quello che nel 2013 era uno sconosciuto hacker al soldo dei servizi segreti statunitensi, è diventato una vera e propria star, che gode del consenso dell'opinione pubblica, colui che ha svelato il marcio che c'è dietro i progetti top secret dei governi mondiali. Certo, Snowden in patria non ha ricevuto clemenza. L'ex direttore della CIA, James Woolsey, ha suggerito di impiccarlo per tradimento. Stessa cosa fatta dall'ex presidente Donald Trump. Il segretario di Stato John Kerry lo ha accusato di aver favorito il terrorismo. Il ministro della difesa Ashton Carter lo ha definito un cyber Pearl Harbor. Nell'aprile del 2014 Hillary Clinton ha criticato la scelta di rifugiarsi in Russia, sicuramente non uno stato democratico. Al contrario, fuori dagli Stati Uniti Snowden è stato considerato positivamente dalla maggior parte delle persone. Peccato che dei 21 paesi per i quali abbia continuato a chiedere asilo politico nel corso degli anni, tra cui Francia, Svezia e Norvegia, tutti abbiano gentilmente declinato la proposta. Qual è stato il risultato? Beh, Snowden è rimasto in Russia e nel 2020 ha ottenuto il diritto di risiedervi permanentemente. Lo scorso settembre addirittura ha ricevuto la cittadinanza. E sinceramente non deve passarsela poi così male, dato che nel 2020 ha guadagnato più di $1 milione tra apparizioni telematiche e diritti d'immagine d'autore. In sintesi, lo zio Sam non può più dirgli "We want you". Si pensa che l'arrivo di Snowden a Mosca fosse premeditato, che Putin abbia giovato della presenza di un nemico pubblico statunitense sul suolo russo per questioni di propaganda e che le rivelazioni riguardo alla sicurezza nazionale americana abbiano messo in pericolo il mondo intero. C'è da dire poi che il consulente informatico più famoso di sempre ha ripetuto più volte di non cercare l'attenzione dell'opinione pubblica. Io stesso ho pure provato a mandargli un messaggio simpatico su Twitter per chiedergli un'intervista, ma è stato inutile, anche perché figuratevi, sono un signor nessuno. In questi 10 anni però non è andata proprio come voleva, data la mole di informazioni sul suo conto, profuse dagli stesso e che hanno finito per oscurare le sue stesse rivelazioni. Che Snowden abbia voluto attirare o meno su di sé l'attenzione, una cosa è certa. Ha trafugato e divulgato dei documenti top secret, mettendo a rischio la propria vita, e se ne è assunto tutta la responsabilità. Non lo si può negare. Per il mondo della privacy online esiste un prima Snowden e un dopo Snowden. E riprendendo le parole di Obama, credo che, come società, dovremmo fare delle scelte. Il punto è proprio questo. Bisogna permettere alle persone di fare quelle scelte, in questo caso dare o meno il consenso alla trattazione dei loro dati. E non sono soltanto io a pensarla così, ma anche la giustizia. Il 6 febbraio del 2015 l'Investigatory Powers Tribunal del Regno Unito stabilisce che le operazioni del GCHQ tra il 2007 e il 2014 sono da considerarsi illegali, nonché una violazione dei diritti umani. 4 mesi dopo, la Corte di Appello del Connecticut, New York e Vermont sentenzia che PRISM non è stato in alcun modo autorizzato dal Congresso. Infine, il 2 giugno, il Senato americano approva il Freedom Act, che in sostanza conferma che l'NSA ha violato le regole. Every private message that you've sent on Facebook, every link that you've clicked, everything that you've liked,
they keep a permanent record of. They can look up your nose, right? They can record what's in the room. The screen may be off as it's sitting on your desk, but the device is talking all of the time. The question we have to ask is, who is it talking to? Even if your phone is not hacked, right now, you look at it, it's just sitting there on the charger. It is talking tens or hundreds or thousands of times a minute to any number of different companies who have apps installed on your phone. It looks like it's off, it looks like it's just sitting there, but it is constantly chattering. The second item you really have to pay attention to is location settings. Some apps even are tracking you when you have switched it off. D'ora in poi il controllo dei tabulati telefonici passerà al governo, l'archiviazione dei dati alle aziende di telecomunicazioni e l'intelligence potrà consultarli soltanto previa autorizzazione di un giudice. Il cosiddetto effetto Snowden però si è percepito anche da noi in Europa. Avete presente il GDPR? Esatto, il modulo del consenso al trattamento dei dati personali che dovete spuntare ogni qualvolta utilizzate una qualsiasi app o entrate in un sito. Ecco, dovete farlo per via del regolamento 2016-679 dell'Unione Europea, operativo da maggio 2018 e che uniforma il diritto alla privacy in tutti i paesi dell'Unione. Ora non abbiamo tempo di leggere l'intero testo, in parole molto povere. I vostri dati dovrebbero essere protetti e non raccolti e venduti a chissà chi. Tuttavia, secondo Snowden, si tratta di una vittoria di Pirro. Il problema del GDPR, cioè regolamento generale sulla protezione dei dati, come ha fatto notare nel corso del Web Summit di Lisbona del 2019, è che non riguarda la protezione dei dati, ma la loro raccolta. Insomma, non basta spuntare una casella per impedire che le big tech e i servizi segreti di turno ci spino. Questo regolamento è una tigre di carta, afferma Snowden, cioè uno spauracchio. Eppure il GDPR prevede multe salate per coloro che vendono dati a governi o altre aziende. Basti pensare che soltanto nel 2022 l'Italia ha comminato sanzioni per più di 100 milioni di euro. Il Lussemburgo ha punito Amazon con la cifra mastodontica di 746 milioni e l'Irlanda ha inflitto due belle multe da 200 milioni l'una a Meta. E una volta pagata la multa? Niente. Nada de nada. I colossi del digitale tornano ai loro porci comodi. Massimo, allora questa storia della privacy è tutta una barzelletta, mi potrete dire. E qui vi sbagliate. Se abbiamo parlato di Snowden a 10 anni di distanza dalle sue rivelazioni è perché ancora oggi il tema della violazione della privacy tiene banco. E se ci sono applicazioni come NordVPN che ci aiutano ad avere un po' più di consapevolezza sulla questione, non è certo un caso. E poi non bastano certo delle multe che definirei simboliche, considerati i giganteschi fatturati dei colossi del web, o proclami altisonanti per impedire a qualsiasi agenzia di intelligence o multinazionale di collezionare i nostri dati. È vero, vivere in un mondo relativamente sicuro e ricco di come quello occidentale deve pur comportare qualche sacrificio di cui non siamo a conoscenza. Si tratta di un prezzo che purtroppo paghiamo. Siamo noi a inserire i nostri dati su internet e sempre noi accettiamo di condividerli. Questo però non dà il diritto ad aziende o governi di comprarli e sfruttarli a loro piacimento. Che Snowden abbia avuto ragione e che non sia un criminale, ormai, forse, dico forse, lo abbiamo capito. Nel 2020 lo ha pure sancito la corte di appello più importante degli Stati Uniti, come riportato da Reuters, quando dice: la sorveglianza di massa che Snowden ha esposto è illegale. Sembra un controsenso, ma bisogna preoccuparsi dei propri diritti, sapere quali essi siano e denunciarne le violazioni. È fondamentale se vogliamo essere davvero liberi. Ecco qual è stata l'importanza delle rivelazioni di Snowden. Tuttavia la strada è ancora lunga. In conclusione di video mi sento di farvi una domanda. Voi vi sentite liberi per davvero?